Sarà possibile raggiungere in tempi molto veloci le principali mete turistiche del Cilento per tutti i fine settimana dell'estate. Il tutto grazie al Frecciarossa con l'accordo tra Trenitalia e la Regione Campania per promuovere i viaggi in treno verso le più ambite località di vacanza dell'area cilentana. La presentazione stamane nel corso di una cerimonia ufficiale alla stazione di Salerno in presenza di Giampiero Striciuglio, direttore divisione passeggeri Long Haul Trenitalia, Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania, Tommaso Pellegrino, presidente Ente Parco Nazionale del Cilento, Valo di Diano e Alburni, Corrado Matera, assessore al turismo Regione Campania, ed Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati. Il servizio, già partito domenica scorsa, l'anno passato ha fatto registrare 15.000 prenotazioni. Un'esperienza eccezionale. Lo scorso anno abbiamo avuto 15.000 prenotazioni di biglietti. Parliamo di un servizio di alta velocità che collega Milano, le principali città del nord, con Roma, Napoli e da Napoli verso tutto il Cilento. Quest'anno il servizio viene prolungato, quindi non solo sabato-domenica, ma venerdì, sabato-domenica. C'è qualche iniziativa interessante anche di privati, c'è da Sapri un servizio per le Eolie direttamente con i traghetti. Dunque veramente credo che sia un sostegno importante al flusso turistico che riguarda l'area sud della Campania. A brevissimo parte anche il metro del mare, e quindi avremo collegamenti da Napoli con le isole, con le costiere, con il Cilento. Credo davvero che stiamo facendo uno sforzo enorme per accompagnare questo flusso di turismo in Campania, che è diventato davvero un flusso molto importante. Dobbiamo consolidarlo, dobbiamo migliorare sempre di più i servizi di trasporto, ma siamo veramente molto soddisfatti. Un progetto che potenziamo, perché ci sono due treni in più, circolerà anche il venerdì, una fermata in più. E speriamo di ripetere, anzi siamo assolutamente fiduciosi di ripetere il successo dello scorso anno. In più abbiamo anche una visibilità per l'anno successivo, per il prossimo anno, quindi una pianificazione anche importante, perché abbiamo fiducia e pensiamo che il servizio avrà risposte ancora migliori dello scorso anno. Io penso che ci sono davvero le condizioni per migliorare sempre di più. I dati di Banca Italia e anche quelli locali ci danno grande forza. Insomma, io penso che siamo davvero sulla strada giusta.